ragazzi buonasera buonasera e bentornati in una nuova live allora vi saluto tutti che voi siete in chat arrivati ho aspettato un pochino per far arrivare un po di gente però ormai sono passati 5 minuti quindi direi di iniziare allora anzitutto grazie Giacomo Chi per l'abbonamento a Prime per 4 mesi e sì vi ricordo naturalmente prima di tutto che se vi volete iscrivere appunto abbonare al al mio canale Twitch, ecco, mh, siccome l'abbonamento si rinnova mensilmente, probabilmente insomma molti di voi abbonati devono appunto rinnovarlo perché ora non lo so. Comunque, salvo questo, appunto, buonasera. Eh, già c'è anche il settembre, quindi praticamente se vi abbonate per la prima volta al canale pagate. Um, insomma, l'abbonamento, la, però, con un prezzo scontato tutto per settembre. Eh, grazie mille, ragazzi. Grazie a mm, tutti quelli che sono in chat ora, uh, ok. Ok, Willy lo vedrai dopo. Ma ci sono novità dal fronte Geronimo. Benissimo. Bene, imperatore. Dopo quella cosa dobbiamo fare, sono ansioso di vederle. E di reagire ovviamente qua in chat. Comunque ragazzi, allora questa live nel mentre appunto si, uh, si, si scusi, si fa un po' di chill pre-live. Allora, uh, ci abbiamo un unboxing stasera. l'unboxing del mistero. Che in realtà non è un mistero perché tutti lo sapete, che stasera si lancia il primo. Uh, il primo, uh, il secondo scusate, modellino della serie dei ok bando pando. <ride> Si è riiscritto a Prime per 8 mesi. Tra un mese partorisco, giustamente, Marco. Ma lo sapete, Marco oggi ci ha avuto un, uh, un incontro incredibile con un gigantesco cinghiale? Veramente in macchina? Fortunatamente non era quel cinghiale, perché, se no, Marco non sarebbe tra noi a iscriversi. A, a Prime, però, uh, 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 uh. allora, eh, già, un'altra cosa importante. Oggi è uscito uh, su YouTube il mio video, appunto, il primo video di settembre in cui ho parlato della domesticazione dei gatti quindi vi esorto ovviamente ad andare a, eh, a recuperarvelo e tra l'altro vi ricordo anche una cosa che hanno lanciato eh, il mio merchandise ufficiale vi ho lasciato in chat ehm, il link Praticamente, poi ve le farò anche vedere in live quando mi arrivano però le tazze le magliette eccetera anzi quasi quasi ve le faccio vedere adesso sapete allora, eh. un attimo ve le faccio vedere tanto comunque si fa per, eh, per il pre live almeno si entra un pochino più nel vivo. Ok, allora, allora le magliette che ho fatto in collaborazione col sito bye bye birds sono queste, eh, cioè, questa tazza, ovviamente che appunto come potete vedere è una tazza. Eh, queste sono dei mock-up, però appunto sono. Simili a come verranno, ovviamente, tazze che restano ovviamente. Eh, un attimo, una la anche la chat di Twitch sul telefono, così la vedo. Tazze, ovviamente, che resistono alla lavastoviglie e tutto quanto. Insomma, chiaro, se no. E, e poi ci sono appunto le magliette. Per le magliette e le felpe. Ho creato una serie di grafiche eh, apposite. Eh, ovviamente c'è quella con il logo del canale. Perché quella, insomma, è penso la cosa più, più base per un qualsiasi creator no? che abbia la discelto il suo logo. Quindi questo appunto le magliette. Per le magliette. Aspetta, inverti lo schermo. Ah, perché ha invertito? Aspetta. Ah, ha invertito. Ok, un attimo che ve lo, ve lo sistemo. Eh. Uh... Vai, allora dicevo: questa è la maglietta con, eh, con il logo, praticamente. Eh, una, ne volevo uno con la grafia dell'intro, ok. E quella non lo so se la faremo, però boh, ci penseremo. Eh, comunque, sia questo è appunto il, nostro, il mio logo. Poi abbiamo: vabbè, in bianco e in nero: la tazza, ve la fate della felpa, bianco e nero con il logo. Allora, questa è interessante: questa è una maglietta con i mostri di Loch Ness, cioè. Se avete visto ovviamente il Alex eh... Novalexemon, non si può avere una maglietta con un disegnato sopra la tazza, per ora almeno. Queste sono ovviamente le se avete visto ovviamente il video sul mostro di Loch Ness, sapete che l'aspetto di Nessie non è così uniforme, nel tempo è cambiato più volte a seconda di chi l'ha visto. Questa è una selezione di 6 dei design eh, più iconici di Nessie, alcuni anche abbastanza delle chicche non indifferenti tra cui L'avvistamento del, del 32 in realtà è riportato decine di anni dopo di Lewis, Lewis, Lewis McPherson McPherson Paradise, che era appunto un animale terrestre, tra l'altro, neanche semi come Nessie E lo sketch di Dallas. Anche questo avvistamento del 36, ma ha riportato credo negli anni '70 con uno sketch, perché non riuscivo a trovare lo sketch originale. Quindi, c'è cose più, sì, più iconiche, ma anche roba un po' più ricercata. Eh, questa è praticamente sui mostri di Loch Ness eh, Oh Claudia, buonasera, che bella notizia quella del merchandise Purtroppo stasera devo socializzare Uffa, ah, ci si vede alla prossima live, questa la recupero domani Vai, perfetto, non ti preoccupare Anzi, buona, buona socializzazione ehm... E c'è ovviamente il bianco e il nero Quindi questa una, mi sembrava carina Poi c'è questa, che è ovviamente un meme che questo va sfoggiato con orgoglio, Con scritto Dinosaurs are great e poi c'è un teranodonte, un plesiosauro, un dimetrodonte e un mammut lanoso. Nessuno di questi ovviamente è un dinosauro, è proprio quello il meme. Bianca e nera, felpa. Questa è una grafica, in realtà mi hanno proposto i, uh, i ragazzi di Bye Bye Birds. Quindi è praticamente un punto di domanda con dei fossili, che sono, ci sono dei belemniti, un tagomizer di uno stegosauro, un cranio di Neanderthal, un crinoide, una, una pinna di, di tiosauro, un trilobite una rudista, la mandibola del megalosauro, cranio di mammut Qui c'è una coda di un anchilosauro dietro. Questa è la uh, mano di un. Uh, uh, oddio, è quello? Che cos'era? Non so se era Mil Milodon, so, un bradipo terricolo gigante, non mi ricordo, <ride> un corallo fossile. Un, uh, un gasteropode, l'artiglio di un velociraptor, cranio di tirannosauro, mano dell'iguanodonte Poi c'è un, un ammonite, un, un um, brachiopode, un palco di euclodocero e un dente di megalodonte Un po' di, un po' purri diciamo di fossili i fossili ho scelto io, l'idea appunto del punto di domanda sui fossili è arrivata dai ragazzi di Bible Birds Oh questa è una linea per veri nerdoni secondo me eh sì, anche la vertebra di, boom, di Moffetta, ovviamente Sai cosa sarebbe bello? Il tuo simbolo ma ha fatto sì. Eh, però non so se a quel punto sarebbe riconoscibile, Luca Però, però boh, vedremo Questa è, un, è una linea bellina, secondo me Che ho ehm, chiamato Origins Per ora ha tre modelli Questo è proprio da nerdoni, eh Cioè, c'ha sul davanti un cranio Che ho disegnato in line art di alcuni iconici dinosauri Perché il cranio è, ovviamente, la parte... Spesso più nota presso il grande pubblico, e, più, e che ovviamente più fa riconoscere spesso e volentieri il dinosauro al grande pubblico: eh, c'è triceratopo, tiranosaurio e guanodonte. Per ora ci sono, ci sono questi, poi la espanderemo in futuro. Eh, Siamo a Origins: perché c'è davanti il cranio, dietro una citazione presa dalla primissima descrizione in cui viene descritto per la prima volta scientificamente il genere, questa è una descrizione. Eh, fatta con la citazione, vedete, di, di Marsh dell'89, in cui compare la prima volta Triceratops scritto. Quindi, the skull appears to have been at least 2 meters in length, aside from the horny beak. It represents a genus distinct from the type of the family, cioè che al tempo era Ceratops, appunto, which may be called uh, Triceratops. Quindi questo è proprio da Nerdoni, cioè una citazione di Mantel in quella dell'eguanodonte e di Osborne in quella del tirannosauro. Quindi, comunque... Sono, sì, per intenditori, diciamo queste E buh, 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 poi basta. Credo che non ce ne siano altre. Mm, no. E eh, poi c'è il questo cranio dell'iguanodonte. Ci sono anche le tazze con i crani e le cover. E niente. Questo, praticamente, è un po', un po visto quello che, che ho fatto. Ve lo faccio vedere almeno. E niente. Sostanzialmente, questo è un, um, un Progettino a cui ho lavorato quest'estate. E spero che. Vi piace, l'ho lanciato oggi quindi insomma. Niente. Sono contento se, se vi è piaciuto. Allora. Grazie ovviamente ai ragazzi di Bye, Bye che mi hanno ovviamente mandato la mail a suo tempo. Grazie mille. E allora. Però stasera c'è anche un'altra cosa, no? Allora. Quante volte ho detto allora? Che, che fremo perché i ragazzi hanno una voglia da questo pacco e non avete idea? Eh, allora. Grazie mille tanto per i commenti in chat Che vi piacciono le maglie Grazie mille ragazzi eh, La gamba fracchia è abbastanza guarita Sì sì Non riesco ancora a correre A fare l'auspicio sportivo Ma a camminare tranquillamente Sì Fortunatamente Sì E allora Dovete sapere che in questa scorsa settimana È stata una settimana terribile Terribile proprio Da dimenticare Sotto tutti i punti di vista eh, Sì Ogni zoppo è nello spirito Marco Quello non si guarisce Però insomma e, tra le varie cose, io dovevo ricevere questo pacco durante la settimana. Il corriere, ovviamente, ha eh, avuto un sacco di problemi. Quindi, che cosa è successo? Che eh, i ragazzi di IBUCO OP, che saluto, ciao Nico, ciao Pietro, ciao Dario, ciao tutti, sono dovuti venire apposta da Imola domenica mattina. Per portarmelo, perché se no io stasera non facevo la live. Quindi, Anche lì a coronare una settimana di sfighe, c'è stata anche questa. Quindi, grazie a Nico, che è il ragazzo appunto eh, che ha modellato in 3D i dinosauri eh, e gli altri animali preistorici della serie, che è venuto apposta domenica mattina <ride> a, a, a ci siamo incontrati brevemente per, per farci questo scambio. Sembrava una roba loschissima, in realtà ci stavamo scambiando un modellino. E niente, ovviamente a corona, coronamento della settimana. Da tosi. Comunque. La cosa interessante, ho oh, bisonte orbitale. Dai, Willy. sei un grande, escici questo megalogio. Eh, ma che sono si spoiler, via. <ride> bisonte orbitale, ai, ai ai! Ti ringrazio per essere abbonato, ma non fare spoiler. Allora, ehm... grazie mille, comunque. Allora, niente, stasera c'è il reveal del secondo modellino prodotto, appunto, in collaborazione con IBU Coop eh, della serie di ricostruzioni palo artistiche in 3D. Ovviamente sapete più o meno già chi è. Perché in questi giorni vi ho fatto dei teaser anche su Instagram, eccetera. E ovviamente di molti di voi li hanno già colti a dovere. E però io questo pacco, nonostante ce l'ho da ieri mattina, non l'ho ancora aperto. C'è cioè ancora scorruto. E non l'ho ancora visto. Tra l'altro. <ride> e in questi giorni Pietro già due volte mi ha detto: Allora, com'è com com il modellino? E lui ha fatto. Eh, Pietro, non l'ho ancora aperto. Ma come non l'ha aperto? ma bellissima. Insomma, e quindi mi ha fatto montare anche l'hype Pietro a... Ha... A queste cose. Allora, ehm, questo modellino è venuto ancora meglio. Perché eh, a differenza dello spinosauro, che era un animale assurdo da stampare, la qualità di stampa eh, è stata ancora migliorata. Cristiano 95F, grazie mille per l'abbonamento con Prime. E mi dispiace di essermi perso la live di settimana scorsa che mi sono recuperato. Comunque avevo rinnovato l'abbonamento. Ad agosto, vabbè, ah, grazie mille allora per, per, per averlo fatto Allora, <coughs> tra l'altro, piccolo feedback Grazie mille per quelli che hanno preso lo spinosauro Le vendite sono andate, mi hanno detto, piuttosto bene Ne hanno venduti almeno una ventina per quando ero rimasto io Che, considerato che l'abbiamo lanciato a luglio E c'è stato agosto di mezzo, è stato, che è notoriamente un mese morto eh, ne, ha, ne hanno venduto quasi una, uno al giorno Circa o meno, quindi direi che um, loro erano tutti contenti. Quindi, diciamo che eh, per me sono soddisfattissimi. Quindi, grazie mille anche a voi. So che diversi di voi, cioè già diversi, due di voi, hanno avuto problemi: nel senso che ehm, gli sono arrivati dei, eh, degli spinosauri che avevano tutti e due una il piedino rotto, tutti e due l'avete. Rincollato senza problemi, però giustamente io i feedback li voglio anche negativi se ci sono. Eh, uno dei feedback negativi era legato all'imballaggio che è stato migliorato. Capite? Quindi, insomma, anche quello è, ci ha servito oggettivamente per migliorare un pochino. Eh, non mi ricordo chi me lo chiedeva prima. Poi mi sono scordato di rispondere. Allora, il megalocero. Ehm, allora, tanto ormai lo sapete. È quello. <ride> allora, eh, il megalocero sarà. Eh, dipinto ovviamente con il suo colore vero Questo non è quello colorato Quello colorato è quello stampato e basta Che sarà stampato in tre colori Come lo spinosauro Quindi bianco, grigio e color rosso Che secondo me è il più bello eh, Gli spinosauri colorati sono ancora disponibili? Penso di sì, Koala eh, C'è cioè chi mi chiedeva se anche questo sarà limitato, quello colorato a 30 pezzi. No, no, non sarà come lo spinosauro. E lo spinosauro abbiamo fatto la skin, diciamo River King limitata ai primi 30 pezzi, perché, appunto, era il primo, ed era un modo per fare una cosa più da collezionisti, lanciarlo, eccetera. Eh, dopo quello, ovviamente lo spinosauro sarà acquistabile quando vi pare. Solo che avrà una skin diversa, va bene? Eh, il Mega no perché ovviamente non ha senso fare due skin per il Megalocero, perché abbiamo la skin vera, cioè eh, la cosa bella del Megalocero, infatti ci ho pensato quando eh, c'era il discorso della, della pittura, è che abbiamo effettivamente il colore suo, cioè eh, durante no, eh, il tempo i nostri antenati li hanno ritratti sulle pareti delle grotte e grazie a quei dipinti dell'arte ropestre abbiamo... Uh, capito un po' i colori del megalocero. Pure a me si è rotto il piede. Ma ho dello Spinosauro ovviamente, in Oxel uh, Ma ho rimediato subito. Ho sistemato un po' le dita e le zampe anteriori. Ecco, sì, a livello di post produzione e a livello di imballaggio le cose sono migliorate anche grazie al feedback. Naturalmente la politica di Boo era che se vi arrivava rotto lo riprendevano e ve ne mandavano un altro gratis. Questo è chiaro, mi sembra ovviamente il minimo. Chiaro, eh? Quala uh, storti no, niente mummia di megalocero, purtroppo. Comunque. Ehm, il fatto è che ehm, il Megalocero era bello per, proprio perché ci aveva il suo colore, quindi non ci sarà ovviamente la, come dire, la eh, pittura alternativa del modellino, perché è bello così, nel senso. Poi direi di andare ormai, no? Siamo a, Andiamo a fare questo unboxing perché non ne posso più, voglio aprire questo dannatissimo megaloscero. Vale extremo, posso chiedere un modellino speciale Con una zampa ingessata, ovviamente pagando un extra Beh perché no, potremmo fare La versione dei soliti però infortunati Sì, un attimo Ovviamente Luca mette il schermo intero, ci mancherebbe Ecco qua Ecco qua Allora Conosci una barzelletta sui dinosauri, Arlo a non farlo Allora, non è proprio sui dinosauri ma te la posso raccontare allora, ehm, praticamente c'è una partita di calcio durante Pi Federico, grazie mille per l'abbonamento a Prime, grazie mille. Eh, e, dicevo c'è una partita di calcio nel Giurassico. A un certo punto. Due giocatori di una squadra fanno un fallo pazzesco sul giocatore di un'altra squadra, della una squadra avversaria. E l'arbitro fischia e gli dice: 1 e 2 ammoniti. Dicevamo, qui ovviamente c'è il logo di, di BookOp e eh, andiamo a aprire la scatolina. No, non ci avrà la base numerata perché appunto non c'è il discorso ehm, eh, Noxel dell'edizione della discor dell limitata, per questo non ci sarà. In realtà, ripeto, lo Spiosaro sarà ovviamente acquistabile per sempre, tra virgolette, ma... Eh, Solo i primi 30 l'hanno, se colorati quella, quella skin lì. Poi dopo ce ne comunque ma però ci sarà comunque un'altra. Che ci ma vero? Marco? Veramente eh? Ovviamente di dinosauro: grandi battute. <ride> sì, non l'avete capito. È perché eh, le ammoniti c'erano anche nel Giurassico. Eh, anzi, molti ammoniti sono fossili guida di alcuni stati Giurassici. Se non ricordo male, oi, oi ragazzi! oi. oi, oi finalmente. Oppure no? Aspetta. Oh, ecco. Olè! Allora. Allora, come vedete, il palco è imballato. A sé. Perché si monta per questioni di, eh, come dire, di, mm, uh, di... Di spedizione non potevamo spedirlo montato, perché sennò, chiaramente... Direi subito di andare a vedere le corna. Eccole qua, una e due. Vi farò vedere poi, più avanti, una feature delle corna. Che tra l'altro, non so se vedete. Probabilmente no, con questa luce. Ma hanno eh, praticamente. Ecco, forse un po' si vede adesso. Vedete, ci sono dei solchi, non sono lisce, ci sono dei solchi. Questi qua. Sono, praticamente, li ho fatti riostruire a Nico perché sono praticamente i solchi eh, dove praticamente, che sono lasciati sul palco, ovviamente dai vasi sanguigni che lo nutrono quando c'è eh, il parco in costruzione e hanno il cosiddetto velluto. Quindi è un modo per fare una roba un po' più verosimile. De Merluz è piombato un altro: 292. Mau, ma sei te? Boia. <ride> Grazie, Mau. Benvenuti e benvenuti a tutti. Vi siete. No, Grande Maurizio, bellissimo. <ride> ciao, ciao, grazie mille. Allora, vabbè, grazie ragazzi. Vi siete, vi siete beccati in un unboxing. Per chi è arrivato adesso, stavo unboxando un modellino di un cervo preistorico che ho aiutato a ricostruire dal consulente scientifico. Quindi, insomma, ehm, piccola contestualizzazione per i 292 utenti che ringrazio eh, del ride di Maurizio. Grazie mille Maura. Allora, presto tantissimo. E... Dunque mezzi magari non mi conoscerà, ma di più di mezzi magari non mi conosco, non conosco nemmeno. Eh, vabbè, mi chiamo Willy e faccio divulgazione scientifica qui su YouTube, su Instagram eccetera. Parlo di bestie, no? Eh, specialmente eh, quelle estinte da milioni di anni. E eh, la tesi, sono laureando in scienze naturali, la tesi la faccio sull'iguanodonte. No, non questo in particolare, ma uno che sta al Museo di Paleontologia di Firenze. E ovviamente prossimamente andrò a posto, mi vedete anche in qualità migliore. Qua, su Twitch, bene, nulla ragazzi, eh, grazie mille. Guarda, mm, sei proprio, proprio un briccone, Mau. Grazie. Allora, torniamo sul cervo adesso, però. Allora, stavo facendo vedere il palco e stavo spiegando che ho fatto ricostruire al ragazzo che amo dell'Asso 3D, ovvero Nicolotti Narelli, che eh, ci sono dei piccoli solchi sul palco. Perché questo praticamente riprende la linea lasciata dai vasi sanguigni durante la fase in cui il palco è in costruzione? Ok, lo sapete che i cervidi eh, non hanno le corna, i cervi non hanno le corna, i cervi hanno il palco, cioè eh, le corna, come quelle delle mucche, sono una parte diciamo di osso, con sopra un astuccio di cheratina, e le hanno sia maschi sia femmine, di norma. Poi in realtà. Può darsi che le femmine di qualche specie non le hanno, le hanno molto ridotto, comunque di base è una cosa di entrambi i sessi, sebbene ci possano essere differenze. I cervidi invece, solo i maschi hanno il palco. E c'è un'eccezione però, le renne. Le renne femmine invece ce l'hanno il palco. Ora, il discorso è che ovviamente alle mucche non è che cadono le corna e poi la stagione dopo gli rispuntano fuori come baccelli no. Nelle, ehm, nei cervidi invece sì, cioè il palco... Tutte le stagioni viene riformato quindi Quindi, capite bene l'investimento assurdo in termini energetici che può avere un. insomma la costruzione di un palco. E quindi, questo fa capire perché solo i maschi che hanno più, forte, che hanno più forza, più vigore, più salute riescono ad accoppiarsi. Chiaramente, uh, ciao Filippo, benvenuto. Noxel megaloce Megalocere acquistato la scappa con una live da moderare. Buona live a tutti i culini. Grazie mille, Nox, accidenti. Allora. Vai a vedere i cervi nel Pnalm il 27 settembre. Boia! Io invece li vado a vedere. Che forse anch'io il 27 settembre, sì, eh sì. Uh, sì, o il 19. No, 27, sì, il 27 settembre, mi sa, anch'io. o il, il, il sabato prima. Però non nel Pnalm, ma eh, nel parco nazionale delle foreste dasentinesi. PNALM ovviamente, è parco nazionale Abruzzo, lazio unissimo. Ok. Versione mammifera degli adrosauri, vedo si sì, impressa un po'. Allora, ritorniamo al nostro pacchetton. Allora, ovviamente, c'è, cioè, come vi dicevo, l'imballaggio e. Il nostro acervone. Ah, cervone. No, cervone no, perché cervone è un serpente, quindi, insomma. Allora. Un po' di spazio. Questo, vedete, è bianco. Ha dei pispolini in cui infilare. Le corna. No, il palco, eh, ho detto ora. Allora, le corna. Secondo me così a occhio andrebbero incollate quando l'avete infilate, Che non so se ci stanno. Ma invece si, sì, abbastanza. Mm, probabilmente l'hanno fatto in fretta e furia ragazzi non hanno avuto il modo di cartarlo eh, per benissimo però in realtà vi dico subito che rispetto allo spinosauro questo è un modellino che ha molta meno post produzione al, insomma alle spalle prima di essere venduto perché perché eh, insomma non è delirante come lo spinosauro da fare Saro è stato un delirio su tutti i punti di vista Allora Ecco Questo è il megalocerone Ora C'è da dire un paio di cose Perché ovviamente ve la giustifico Le scelte che abbiamo fatto a livello di eh, Scultura e che ho fatto seguire A Nicolò Per esempio Una cosa eh, qui, che vi voglio far vedere È la reference che ho usato per il cranio Va bene? Per il cranio del, del megalocero ho utilizzato questa, che è fondamentalmente una fotogrammetria di un cranio di megalocero. Sapete cos'è la fotogrammetria? Fondamentalmente è, eh, si fanno le foto da tutte le angolazioni ad un reperto e... Eh, poi lo si rimonta con un programma apposito per far venire un modello 3D. Ovviamente mh, può essere stampato in 3D, ci, ci si deve lavorare un po' sopra. Vedete qui, per esempio, ci sono anche i segni dei supporti, eccetera. Questa è la fotogrammetria di un cranio di megalocero. Che è eh, praticamente del National Museum Scotland. National Museums Scotland. E, mh, che viene dall'isola di Man, in Europa. Quindi la reference che abbiamo utilizzato per il palco principalmente è questa. Perché? Perché è ovviamente una delle reference più eh, accurate che si possa avere per una scultura. Perché te la puoi girare da tutte le parti. Vedete c'è i solchi di cui vi parlavo prima, no? Eh. E poi ho, ho detto diciamo, di far includere una feature che secondo me ci stava sempre nel modello che è questa. Vedete che qui è storto? Non è simmetrico. E infatti, il palco dei megaloceri eh, e dei cervidi in generale raramente è simmetrico, perché fondamentalmente non è che a un cervo gli viene il palco completamente speculare. È chiaro che non possono essere identici. E quindi, questa, nell'ottica di fare appunto un modellino. Che fosse comunque scientificamente accurato e che tenesse conto di queste piccolezze. Secondo me era più che doverosa. E infatti, se voi guardate, ora non so se si vede, probabilmente un case si vede, ma aspetta. Comunque, già dalla, da, um, dal davanti sono diversi. Questa è proprio l'angolazione. ecco, ve li metto così è meglio. <coughs> Questo è il rispetto appunto all'attaccatura. All Vedete, anche questa parte qua è più grossa di questa. Insomma, diciamo che tendenzialmente ho cercato, se ve li metto così, non sono esattamente sovrapponibili. Perché appunto mi pareva giusto tenere conto appunto di questa, di questa cosa qua. Perché comunque sia una piccolezza che secondo me è interessante. Allora, la figura è sempre in pla. Il pla sarebbe, per chi non lo sa, una... Bioplastica ottenuta appunto dalla fermentazione del mais, Della dell'anno e di altro che è, eh, se smaltita nel modo corretto, biodegradabile. E quindi insomma si chiama Iri Shelk esatto, Slotart, eh, cioè alce irlandese sebbene i suoi fossili non siano solo diffusi, ovviamente in uh, Irlanda e soprattutto sebbene non sia un alce, perché ricordiamolo, nonostante venga rappresentato spesso come un cervo gigante. Il megalocero di fatto è un daino gigante. Quindi fondamentalmente. Ehm, c'è questa piccolezza. Piccolezza di cui bisogna tener conto anche quando lo si ricostruisce. Perché? Ora ve lo faccio vedere. Per esempio, vedete qua. Questo è di lato. La faccia del megalocero di lato. Vedete c'è questo rigonfamento? Che è la laringe, insomma, fondamentalmente in corrispondenza del pomodadamo, per intendersi. Il pomodadamo così. Evidente è una caratteristica che si vede eh, nei daini e che, ovviamente, a livello fossile non è che si conserva perché chiaramente mh, i tessuti molli non fossilizzano. Quindi, quando appunto eh, ho mh, seguito Nicolò per la ricostruzione di questo, ho tenuto conto di queste ed altre feature, tra cui questa, non so se si vede perché il piatto è bianco riflette di brutto. Allora. Ecco, come vedete, molto spesso i modellini degli animali sono asessuati. E il nostro no, si vede che è un maschio non solo dal palco, ma anche dal fatto che ha una bella fava e due belle palle. Ora, il discorso è questo: questa va che vedete non è eh, il pene, ma eh, l'astuccio penico. No? Che nei daini è eh, appunto prominente e con dei peli sulla cima, quindi è una cosa di cui tener conto. Ora, ho già raccontato quando sono andato in live da Dario per. Da Dario Moccia per via del discorso dei Pokémon che sto facendo, eccetera. Che. Um, del, del piccolo, diciamo, eh, aneddoto riguardo a questa cosa qua Mi ha dato una mano perché aveva delle fotopalle di Daini. Il buon Andrea Boscherini del Museo di Ecologia di Cesena. Che più di una volta li ha uh, fatte. Le ha fototrappolate i Daini. Eh, insomma, in varie zone. E insomma, diciamo, ne ha viste di palle di Daini, eh. Si intende. E fondamentalmente Io quando cercavo delle reference Per l'astuccio penico Dei Daini Per, per girarle a, a Nicolò per, per fare la scultura Come è successo? <ride> è successo che io ho cercato prima astuccio penico Che credo che in inglese sia panic shit Il problema è questo Generale Todi Grazie mille per l'abbonamento di comprare per due mesi Solo te puoi mostrare con orgoglio l'astuccio penico di un, di un modellino Eh lo so ragazzi Ci si prova, ci si prova. Questo astuccio penico Tra l'altro eh, Io l'ho cercato in italiano In inglese è panic shit Il problema è che panic shit ha un suo valore Scientifico come termine in inglese In italiano astuccio penico no, no, Non c'è Diciamo come parola a livello scientifico Così cercando su google Quindi ho cercato astuccio penico su Google e mi sono venute fuori delle simpatiche foto di eh, indigeni di non mi ricordo quale popolazione che utilizzano delle zucche oblunghe e secche e svuotate come astuccio penico. Cioè, si fanno tipo una specie di tanga no? con un portapene, diciamo, con, con le palle di fuori, tra l'altro. E quindi ho detto, ah, ma guarda! Quindi ho, in realtà ho imparato qualcosa di um, folcloristico che non. Conoscevo su questa cosa, ma non è finita lì. Ma perché non stai caricando le live su YouTube? No, in realtà le ho caricate, il problema è che ora che sono partner, stanno di più su Twitch. Quindi finché stanno su Twitch le tengo su Twitch. Poi quando scadono le ricarico lì, ovviamente. Appena successo anche a me, Cristiano, eh, lo so, è la curiosità, però se uno non è curioso, non le scopre queste cose. Vedi, io ora so che certe popolazioni hanno quell'indumento bizzarro, ai nostri occhi, non che lo sia ai loro, ci mancherebbe eh, per questo tipo di cose. comunque, ma non è finita lì. Io ho detto, vabbè, allora non mi trovo astuccio penis, eh, proviamo a cercare direttamente in inglese immagini del pene del, del Dino. Ora, pene si dice penis, il nome scientifico del Dino è dama dama. Dama vuol dire anche eh, signora, quindi io ho cercato penis, dama dama e non mi sono venute foto di peni o almeno non di Dino. Piccola cosa, ma tutt'altro, porno vario, quindi... Così, eh, che anche lì non si sapeva. Eh. Poi alla fine ho, ho cercato Panic Shit. Eh, dai. Eh, e, e roba del genere. Allora, eh, e quindi niente, questa è stata piccola disavventura. Mm, però, secondo me, ne valsa la pena per dare un po' in più di verosimiglianza a questo, perché se lo si costruisce mondano, bisogna tenere conto anche di, di certe cose. Tra l'altro, un'altra cosa di cui terremo conto eh, quando ci sarà il modello dipinto. Le, le foto usciranno in questi giorni. Comunque le posto. Eh, hai, ah, bei momenti in cui per lavoro fai ricerca Google, immagini associando la parola penny a qualche animale. Ma sì, sono le migliori, ragazzi. Sai cosa ho so scoperto? Che, per esempio, dell'ornitorinco di penny e completamente non sono riuscito a trovare né foto né illustrazione. Cosa strana, però vai. In letteratura c'è la forma e come funziona, ma mh, si sa bene, ma comunque. E, dicevo una cosa che di voi ho fatto tenere conto per quanto riguarda il modellino dipinto. È che, come vi ho detto, ovviamente c'è la. la come dire, la, la colorazione del megalocero la si sa perché i nostri antenati hanno lasciato delle pitture rupestri dove hanno rappresentato il colore del megalocero, il pattern di strisce, quindi fig figata colossale. In più ho fatto aggiungere il, la chiazza a forma appunto di tridente, tra virgolette, che ha il Dino dietro al culo. Che se volete vi faccio anche vedere. Questa però la cerco bene, quindi state tranquilli. Allora cerchiamo Dama. Dama, non penis, perché se no... Eh. Dama, dama, come si dice? Bottom... No, hind. In realtà, hind leg Forse hind leg lo trovo. Sì, me l'ha trovata, ma di profilo. Un attimo. Hind eh. leg dietro, probabilmente me la fa vedere. No. Dama spot. Maremma. Ma che è possibile? Cerchiamo fallo udire allora. Oh, perfetto. Perfetto. Uh, 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 uh. Ecco, questo è perfetto. Arriva. Eccola me la carica, magari eccola lì. Vedete? Ci hanno questa coda. Questa, questa in realtà non è anche un contridente, sembra proprio un'ancorina. E Fondamentalmente, um, serve appunto per un discorso di comunicazione. E questo nel modello ci sarà perché mi sembrava interessante, sinceramente, tenerne conto. Poi altre cose interessanti di cui bisogna tenere conto di questo modello, uh, è questa sorta di gobba con sopra appunto dei ciuffi di pelo. Cosa che in realtà nello scheletro non è così evidente perché nei mammiferi le gobbe eh, hanno dei correlati scheletrici, cioè la parte scheletrica ci sta sotto, non così evidente della serie. Ah, lì c'è sicuramente una gobba, no, non è detto. Specie se la gobba è particolarmente ricca appunto di tessuti grassi o altro. Longa 1998, grazie mille per l'abbonamento a Prime. Benvenuto o benvenuta. Spero ti troverai bene. E, dicevo, la, la gobba, se è fatta di tessuti molli come grasso o altro, non è sempre facile capire che c'era avendo solo lo scheletro. E purtroppo non è che abbiamo mummie di megalocero, ecco. Di altri animali dell'era glaciale sì, fortunatamente, ma megaloceri no. Quindi eh, è anche difficile, insomma, capirlo. Ehm Fondamentalmente quello che si sa, sempre grazie alle pitture rupestri è che i megalosceri non solo dovevano avere una gobbettina, ma anche dei ciuffi di peli sulla cima della gobbettina. Ora, come vedete, questi peli non sono fotorealistici. Ma per un semplice motivo: se il modello eh, viene stampato in 3D, è chiaro che bisogna cercare, diciamo, un compromesso tra la um, resa diciamo a livello di ricostruzione scientifica e la resa a livello di stampa a maggior ragione visto che stampiamo in pla in resina ovviamente ti permette di uh, avere dei, um, dei dettagli molto molto più accurati il fatto perché arriva a una risoluzione incredibilmente più alta però c'era il problema vi dicevo della stampante uh, a resina che non c'è stato verso Capire bene come fare i. Um, uh, come si chiamano? I, i, I permessi per quanto riguarda il discorso dello smaltimento, eccetera. Il pla, si è smaltito correttamente, è assolutamente biodegradabile. La resina, no. Quindi, anche per un discorso ambientale, insomma, per essere sicurezza, eccetera. Uh, Empros Neo, comunque, Willy, io sto, mettando, mh, sto aspettando la maglietta We Are State. Allora, in realtà ci stavo lavorando, il problema è che quella avevo fatto, mi è faceva schifo, ma era uscita e quindi dovevo trovare una formula un pochino più. Diversa. A livello di colorazione, comunque verrà dato l'effetto ai peli con la tintura, sì, chiaramente verrà tenuto conto delle parti, eh, specialmente quelle più con ciuffi di peli, eccetera, eh, Che ci sono non solo sulla stuccio penica e sulla coda, ma anche sulla, sulla gobbetta e sul così sul petto. Poi, in realtà, appunto, sono molto curioso anch'io di vedere la eh, ricostruzione dipinta. Perché ancora, appunto, è in fase di. Di, di fabbricazione, quella dipinta. Quindi sì, sicuramente eh, quello che vi consiglio io se lo prendete è di incollarlo, incollare le corna perché secondo me vi torna meglio. Poi diciamo che come animale è parecchio parecchio secondo me scenico in realtà all'inizio non era chiarissimo se farlo perché l'idea era tipo bah sì però è come un cervo alla fine non è nulla di così particolare no e in realtà poi eh, secondo me se lo approfondisce un po e specialmente la versione dipinta è figo perché sì è un cervo ma ha delle caratteristiche notevoli in primis le dimensioni era molto più grosso di un cervo o di un qualsiasi Uh, dino, insomma, eh, che i danni sono ancora più piccoli. Quindi l'idea era anche fare, di fare mh, nella versione definitiva, non so se la faremo, ma una basetta con anche lì una parte con mh, praticamente la sagoma. Piatta eh, tipo proprio silhouette, piatta di un omino primitivo da mettergli accanto Di modo che a quel punto se te lo vedi così dici ok è un cervo Poi no, se ci vedi la sagomina dell'omino accanto dici ma oh, porca puttana quanto è grosso questo cervo <ride> Comunque quindi eh, l'idea è quella, è venuta a pieto tra l'altro Seppia pigra, benvenuto eh, o benvenuta nell'isola dei mostri Grazie mille per l'abbonamento a Prime Domanda tecnica Se voglio farlo albino Oltre a colori opachi del mantello Gli occhi neri o rossi Allora se lo vuoi fare albino Rossi Però c'è un problema Allora Il eh, Molto spesso si vedono i daini Molto spesso Molto spesso si vedono foto di daini bianchi Ma quei daini lì Non sono albini Attenzione eh, È un morfo bianco Per cui se voglio andare a vedere gli occhi sono scuri Però non sono albini Attenzione eh, È una cosa diversa Ovviamente in natura sono poco diffusi Perché gli animali tutti bianchi Vengono notati prima dai predatori Ecco, è più difficile nascondersi Eh, grazie mille Sivilla Anch'io sono abbastanza curioso di vederlo Di vederlo dipinto Perché questo secondo me Poi è stato bello anche staccare Da un'altra cosa Perché mh, Appunto abbiamo fatto lo spinosauro Che è ovviamente un mammifero Sì, è sì, buona Un... Um... Uh, rettile Mesozoico, e quindi è bello fare un uh, Mammifero Cenozoico dopo per variare un po' e staccare. Ma quest'anno faranno Geologica Prato? Per la Sauro? Ma non ne ho idea. Sinceramente, allora, ok, ok. Pietro dice confermo la basetta con la silhouette. Allora, quindi, fondamentalmente, quello che arriverà a voi sarà come questo: di dimensioni, imballaggi, tutto quanto. La differenza è che avrà anche una basetta Tonda, ovale, decideranno E in più ci sarà da infilare la silhouette Dell'omino primitivo eh, Primitivo, brutta parola però per intendersi Diciamo del nostro cugino Dei tempi andati perché Ne ho fatto una live sugli uomini primitivi E tutti i luoghi comuni sbagliati a loro associati Non credo ci sia più qua su Twitch Ma la, ri... ma la potete rivedere sul secondo canale E mm, quindi fondamentalmente Come dice Pietro appunto Avrà la sagomina per far vedere Quanto era grosso rispetto a un uomo Quindi figo che animale è sono appena arrivato è un megalocero C'è anche i palchi a parte reference utilizzate nella ricostruzione sono state eh, per esempio per quanto riguarda eh, alcune cose del palco eccetera. della postura la, mh, eh, la ricostruzione del megalocero fatta da Giulio Cerda e poi altre come quella fatta da Mark Whitton eh, quella sia 2D che 3D fatta da Will Sikkonen e eccetera, principalmente queste, l lo il cranio fotogrammetrato che vi avevo fatto vedere lì all'inizio e, e poi ecco per la posa, la posa fondamentalmente eh, ve la spiego, nel senso perché l'abbiamo fatto così, allora la mia idea era quella di eh, riprendere la posa dei cervi quando vengono sorpresi, cioè della serie, eh, infatti vedete che ha gli orecchi tutti e due puntati in avanti perché ovviamente se vogliono captare, ha visto, muovono le orecchie indipendentemente, se vogliono captare con più facilità eh, una certa fonte sonora, girano le orecchie tutti e due verso quella fonte. Bax! Grazie mille per uh, l'abbonamento Prime. Benvenuto o benvenuta, spero ti troverai bene. La mia idea era questa. Quando per esempio c'è un cervo che si sta um, nutrendo per terra o facendo appunto gli affari suoi, appena sente un rumore eh, alza subito la testa con tutti e due gli orecchi puntati verso quel rumore e sta in attesa perché se è un predatore deve essere pronto a scappare quindi la mia idea era questa: cioè, voi guardate il megalocero come se lui appunto si fosse sentito diciamo colto in fragrante a far qualcosa e quindi vi stesse guardando eh, in allerta perché appunto mh, è un pochino dubbioso sulla situazione, quindi la mia idea era questa: cioè, prendere una posa tipica. Che ne so di un cervo ma in realtà non solo del cervo Anche di un bovide qualsiasi Insomma che sta eh, brucando Facendo gli affari suoi Che appena appunto sente un rumore Si gira verso la fonte del rumore e... Con tutte e due le orecchie puntate Infatti ci sono tante foto di cervi se le cercate eh, In questa posa Cioè girati verso Quello che, che, che fa la foto Con le orecchie tutte e due in avanti E il collo piegato così Quindi la mia idea era di dargli una posa Diciamo colta sul fatto Mettiamola così. Questa è l'idea che mi ero fatto io e il perché ho scelto questa posa. Che mi sembrava una posa molto naturale, eh, che si può vedere appunto nei cervidi tranquillamente. Quindi mi sembrava una buona idea. Così a caso. E come vedete, la qualità della stampa è ancora migliore rispetto allo spinosauro per vari motivi. Uno è che è un modello meno ammatto am, am, dello Spinosauro. Lo Spinosauro è un animale che ha delle proporzioni particolari, un corpo fatto in modo inusuale, eh, sia appunto per noi che lo guardiamo, sia per la macchina che lo deve stampare. Quindi c'è da mettere in una posizione strana, da fare un po' di robe. Quindi cioè, ci sono voluti anche molti meno test, mi raccontavano i ragazzi di Boo, per far sì che eh, il, il Megalocero appunto venisse bene. Cioè, mh, aveva detto Pietro, hanno fatto tipo... È venuto quasi bene alla prima Al primo test, quasi Quindi buono, nel senso molto buono e Questo è dovuto sia al fatto che eh, Come animale è meno incasinato eh, Come proporzioni E quindi la stampante ha fatto meno fatica eh, E in parte sempre dovuto a Come è fatto l'animale Non ha, a differenza dello spinosauro Delle parti molto sottili eh, O compresse Che sporgono vedete lui ha la vela sottile la coda lunga e appiattita il muso lungo le zampe quindi anche quello eh, con una tecnologia del genere comunque effettivamente c'è da fare un po' più di test prima per eh, farlo venire bene con la stampante a filo a meno che uno non lo stampi eh, tipo lungo mi diceva Piazza per lo spinosauro tipo 40 cm ecco se lo stampi lungo 40 cm è più o meno perfetto ovviamente Stampato a 22, quant'era? Quello lì è eh, chiaramente, essendo Smutron un po' strano, un po' difficile da stampare, c'era questo problema. Questo, no, perché è un animale um, uh, più facile da stampare e quindi è venuto anche meglio per quello a livello di stampa. E ehm, io sono molto, molto curioso di, di vederlo dipinto perché secondo me sarà figo. Vedete, l'altro c'ha gli zoccoli. Vediamo due dita, un zoccolo fesso. E dietro c'ha appunto le altre due dita. Non so se si vede, ma ecco. vedi appunto. Vediamo lo zoccolo. Beh, abbiamo, abbiamo fatto fotopalle. Si fa anche fotopiedi. Giustamente, se no, cervo con gioia posis possible. Eh, vediamo. Marco, forse se c'è abbastanza richiesta, potremmo valutare fare un cervo tipo sì. Franzan, ma sarebbe possibile mettere in vendita anche il file del modello 3D. Ne stavamo ragionando. Siccome non sei l'unico che ce l'ha chiesto, o unica, non so, eh, giudicare dal nickname. Eh, stiamo valutando un po'. Vediamo. Possibile, ma al momento no, ma possibile in futuro. Mauricio Anton ha fatto qualche ricostruzione in Megalocero. Lo sai non me lo ricordo. Quala? Eh, basta cercare. Si guarda, aspetta. Mm -hmm. Ehi, che è sta roba. Sì, però è, non, non è il gigante. Non è il Giganteus. Per questo è Megaloceros Giganteus. Ovviamente Megaloceros è un genere di cui fanno parte diversi, eh, diversi cervidi. E ha fatto l'antecedens lui, eccolo qua. O perlomeno. Mi ricorda, cioè Pinterest mi dice che è suo, però effettivamente lo stile è con bacia con Maurizio Anton. Megaloceros antecedens questo Il mio è il giganteus. Quello più sboronato di tutti ovviamente. Per cui, è eh, un po' questo il discorso. E io tra l'altro <ride> avevo voglia, eh, un botto, di, mh, di, di vederlo prima perché ero mega curioso. E quindi ho resistito invece per voi. È vero, si deve, si deve dire quando è così. Eh. Solo per il web. Non ho, fa non ho fatto l'unboxing privato prima. Perché volevo un attimino che fosse proprio Genuina anche la mia reazione Ovviamente. Però sono molto contento di aver venuto. Ora poi. Me lo, lo cianciukerò per bene. Finita la live. E secondo me è figo. Molto bello. Se cartate un pochino dietro le corna, secondo me viene molto molto bene. Come animale è molto scenico, devo dire. Eh. Oppell'altro, come animale è molto scenico. Sì, sono contento come è venuto. Guarda. Ve, lo, ve lo dico sinceramente. Valuterei anche sul megalocero gli osteodermi, Fabrizio. Ma guarda, forse, forse, eh. Tipo tutti qua che parte. Sto mangiando degli osteodermi. Ve lo spiego, Fabrizio è eh, il ragazzo con cui ho fatto il video sul mm, Sul Iguanodonte. E sul. che l'altra volta chiamavo Spinodonte, un attimo. Cioè, e, e, e. sul tirannosauro Lo ha fatto in modello 3D. E ha preparato anche quello dello Spinosauro, ovviamente. E quindi nulla si, si diceva sugli ostodermi. ostodermi. No, a me quando fanno gli, gli spinosauri pieni di ostodermi non mi piace perché mi sanno troppo di coccodrilloni. E eh, alla fine non, eh, non ci sono tracce di ostodermi negli spinosauri in generale. Ad oggi, quindi insomma. Piccolo meme. E, e tra l'altro, appunto, faremo il video dello spinosaurio con Simone eh, Zoccante di Oriama Nature e Fabrizio, lavezzi. Che Anche lui sta facendo un progetto appunto di, di 3D, stampabile. Quindi, ovviamente, vi, vi invito a seguirlo. Eh, allora, idee per la prossima figure? Allora, la prossima figure? Sì, eh, la prossima figure um, sarà, sarà un dinosauro di nuovo. E, e bom, basta perché sennò. <ride> Poi se no, anzi troppo. Però è un dinosauro... Non lo so, che è possibile che qualcuno di voi ha anche visto. Intendo proprio l'olotipo, eh. Potrebbe essere uno di quei dinosauri che fa bagnare con un tonte elegante. Chi lo sa, eh, chi lo sa, potrebbe essere. Che è un dinosauro che a Filippo piace. Io non voglio porre limiti alla provvidenza, ci mancherebbe, però. Voglio dire, insomma. È... Che vogliamo fare? D'altronde. Oh. E quindi, insomma. Cosa c'è di meglio di un inverno con animali che rimangono all'era glaciale? Allora. Eh, del, allora, questo ovviamente avrete già capito che questa serie si basa su eh, Mammiferi di Megafauna Pleistocenica. Ora però bisogna anche vedere chi. No, ma te l'ho detto anche Filippo. Eh. In privato te l'ho detto, Filippo. Cos'è? No, figurati se nascondo la mano, ci mancherebbe altro. no no. no. Te lo sai, Filippo, che cos'è. Ehm. Dicevo Dana Maclians Machli È nell'isola dei mostri Al centesimo <ride> Grazie mille per l'abbonamento A due mesi per Prime Sì te lo ridio su Whatsapp tranquillo. E allora ovviamente saranno Una serie di megafauna pleistocenica Quindi il primo Della serie dinosauri bizzarri ormai Si sa è lo Spinosauro. Il primo della serie megafauna pleistocenica È Megaloceros giganteus il maschio e Non farò la femmina. Qualcuno me l'ha chiesto, ma non, non è prevista la femmina. Seven Jekyll. Grazie mille per l'iscrizione a due mesi con Prime. Grazie mille. E... Quindi, eh... no, le belle palle non si fanno al prossimo: che non hanno lo scroto pendolo e dinosauri. Quindi, neanche tutti i mammiferi ce l'hanno, in realtà. Lo scrotopendulo. Eh. Per esempio, gli elefanti. No. Sono Cryptorchici. Chissà perché vi ho detto questa cosa. Beh, ma no, chi lo sa. Comunque diciamo che. Eh, eh, no, Bradipone Giacomo. Non ce lo metto. Non ce lo metto. Bradipone però non c'è. Puoi fare il cock al cielo Poi volevo fare il cock crating. Eh, qua. Eh, su, su Twitch ai cazzi e gli animali. Però ho paura che sia bannabile, Quindi non, non lo faccio. Però l'idea c'era. Eh. Allora. Prossimo mammifero potrebbe essere l'irreprensibile rinoceronte lanoso, ma... Potrebbe, chi lo sa. E l'asmoterium non c'è. Sarebbe bello un modellino su un bradipo gigante. Beh, non escludo che in futuro si farà. Non è tra quelli programmati per la prima mandata. No, non c'è lo, smi lo smilodonte, Con la storti. Non volevo che fosse troppo scontato. C'è un altro feride, però. Molto carino, secondo me. Un pochino... così. Però. Diciamo, ecco. Ah, Geronimo Stilton. Ok, giusto. È venuto il momento. Allora, Geronimo Stilton. Che cosa vuol dire Geronimo Stilton? Me lo rimandate per favore in chat. Che non l'ho aperto. Um, allora, allora, allora. Che cosa è successo? Geronimo Stilton. Che, che, che cazzo c'entra? Sta guardando la nostra live prima. Cosa c'entra Geronimo Stilton? Allora, Geronimo Stilton, dovete sapere che c'era un. Tempo fa un concorso di, di persone che potevano praticamente eh, scrivere dei libri, de, de, tipo delle fanfiction su Geronimo Stilton nel sito Geronimo Stilton e pubblicare tipo i libri online. Ovviamente era per bambini. Noi lo abbiamo fatto. cioè Ho messo tipo, feci una piccola storia che ti, che ti dovevano approvare, quindi scritta simulando come se fossi un bambino. E la trovate, non, non c'è più su Twitch, ma la trovate sul, sul secondo canale YouTube. E so che poi questa cosa del, di, di, di me, Geronimo Stris, eccetera, è andata avanti al di fuori del mio controllo. Infatti, in un'altra live ci avevano messo appunto questa questa cosa in più che, che era venuta fuori in un altro libro, c'era un crescettino che si chiamava Toparco, che aveva rubato robe, insomma, e che dicevamo in dissocio, quindi quello ovviamente non l'ha scritto a un bambino, ho saputo che ci sono stati nuovi sviluppi in questa faccenda, e quindi direi di andare a eh, vederceli, ok? Allora, usa solo io Allora, Trappola e il mistero del dinosauro, sc scritto da Ultrashad69, vabbè, qui siamo già... <ride> Siamo già a livelli, eh? Siamo già a livelli. Allora, una stratopia avventura. Buonasera a tutti, bocconcini di grana. Sono il vostro cuginone preferito, Stilton. Trappola Stilton, attenzione a Amante del formaggio, oh boh, in quanto topo, e dei divertimenti. La scorsa settimana ho vissuto un'avventura più che stratopia assieme ai miei piccoli amici e non vedo l'ora di raccontarvela. E noi non vediamo l'ora di sentirla. Estate finita si torna al lavoro. E giustamente, so, era ormai settembre e mi stavo lavorando nel mio ufficio. trappola non sapevo lavorasse Pensavo fosse un fannullone. Eh, vedi, a giudicare le persone senza conoscerle. Ad un problema molto importante. Il troppo lavoro mi aveva però ridotto ad uno straccio. Quindi decisi di fare una salutare e rilassante passeggiata per le vie di Topazia. Tempo di innaffiare le pianticelle di camera mia Ed ero subito fuori al sole. Stavo camminando per la strada quando all'improvviso uno zaino stregato. Scusate. Corse verso di me urlando Zio Trappola, Zio Trappola, Squit! E mi zio dal terrore sbiancando come una mozzarella sciolta. Notoriamente sono più bianche di quelle solide, a quanto pare, e iniziai a correre in direzione opposta, urlando e cercando di sgominare il mio misterioso inseguitore. Dopo una decina di chilosi, Madonna, ce un messo di tempo. Non okay? Ognuno che scappa alle, dalle iene, che lo sfiniscono e poi lo mangiano vivo. Persi le forze e fui raggiunto dal misterioso oggetto. Giustamente, questa è una buona strategia, mettere ogni tanto degli, degli errori grammaticali, dei refusi, dei verbi coniugati male, per ovviamente far, far uh, passare per figlioli. Zio, perché sei sfuggito? Volevo solo salutarti. Era il mio amatissimo nipotino Benjamin, <ride> che in realtà è Benjamin, appunto, nascosto sotto l'enorme zaino di scuola e si portava sulle spalle. E mise quindi una fragorosa risata, battendomi le mani sulla pancia. Che buffa situazione. <ride> una volta c'erano meno libri quando andavi a scuola, si era più leggeri. Mi ricordai. Mi ricordai allora, che è arrivato a settembre e i topolini ritornavano a scuola dopo un'estate di divertimenti. Ah, anche io mi divertivo un sacco da piccolo giocare a nascondino, <ride> a rincorrerci tra noi, i topolini. Per fortuna poco è cambiato da allora e mi diverto moltissimo anche adesso. Ma questo è vero, posso dire che io ho tantissimi anni che vorrei fare una partita in nascondino bella come amici e non c'è mai stato verso. Io ho sempre adorato Nascondino, e però quando sei grande è un gioco è più un Nascondino. Cazzo, è un gioco stupendo un Nascondino. Vorrei fare una partita a Nascondino ai miei amici. Veramente, mi divertiremmo un matto. Mentre ci sarebbero delle regole sul, sui chilometri quadrati da poter eh, usare per Nascondigli, però comunque. Per fortuna poco è cambiato, eh? Benjamin si accorse che eravamo davanti al museo di storia naturale di Topazia. I boh. Chi l'avrebbe mai detto? Un caso proprio Zio Trappolo Entriamo a darci un'occhiata So che ci sono scheletri Di tirannosauri Stegosauri piddisauri E altri dinosauri bellissimi Ok Entrammo nel museo Era tutto buio E si vedeva poco intorno a noi Forse era chiuso Beh loro allora, come, come hanno fatto ad entrare C'è un po' di trama Attenzione Benjamin sembrava deluso Quando gli disse Se voleva avremmo potuto Giocare insieme Per tutta la mattinata Vi prego Aspettate solo un secondo E sono subito da voi Disse una voce simpatica Le luci si accesero Come per magia e la sala era piena di sketch giganteschi. Mi frullano ancora i baffi alle emozioni. Tipo, intercalare in mezzo ai dinosauri. Vidi questo crescetino. Aia, bene. Su un'altissima scala. Sembrava desolato. Scese la scala e raggiunse per presentarsi. Buongiorno, io sono Toparco. È chiaro. E cresce. Ormai non sono un topo io. Nella continuity di. di Giovanni a sono un cresceso, a quanto pare, ok. E eh, eh, sono il curatore del museo. di storia naturale. Topaz, ok, che lusso! Posso esservi utile? Disse giocando con un fossile con una mano e mangiando con l'altra. <ride> Volevo fare una passeggiata e onestamente mi annoiavo un poco. però Topalcol mi faceva ridere. Quindi tradotto, ebbi pietà di lui. Quali sono le attrazioni principali del museo? Disse Benjamin incuriosito. <ride> Abbiamo uno splendido scheletro di, cingh di cinghiale parabolico, ovviamente. Chiamato così per le sue enormi zanne a parabola, ed un bellissimo scheletro di guanodon Ligma Bellissimo. Se solo riuscissi a completarlo. Tra l'altro, io il cinghiale parabolico l'ho disegnato con la una parabola di metallo sulla schiena. Però in realtà il discorso di fare zanne a parabola potrebbe anche essere una cosa che nella continuity si potrebbe adottare. Quindi Ultrashad 69, il Ligmaensis. Molto, molto carino. Ok, ho questo osso molto strano, ma non riesco a metterlo da nessuna parte. Io lo guardai ed esclavai. Ma certo, è uguale al corno delle alce, qui triggerato in una maniera impressionante. Forse l'iguanodonte lo usava come loro. Risalita la scala, il paleotopologo. Che credo che forse sia uno che studia la, la topologia antica, ma non, so, non lo so. Mise il corno sul naso dell'iguorodonte, è incredibile: ci stava a pennello. Tra l'altro, questo è un parasarolofo, ma dettagli. Ovviamente, Igvano Donte, Corna, citazione delle prime ricostruzioni dell'Ottocento. È stata un'avventura stratopica e mi sono divertito un mondo. Mi sbagliavo molto sul Museo di Storia Naturale di Topazza, non è affatto noioso. Ora vi lascio, cari lettori, vado a prendere Benjamin da scuola. Mancano ancora, ore e la sua uscita. Vuol dire che aspetterò lì davanti, mi che sta tre ore a scuola, davanti a scuola solo. Grazie a tutti per la lettura. Ciao Geronimo. Spero che questo libro ti sia piaciuto. Trappola è il mio personaggio preferito. Adoro anche i dinoausuri. Quindi ho fatto un racconto su entrambi. Dedico questa storia al mio caro amico di penna. Che vive lontano nelle colline topisiane. Ma con cui scrivo molto sui dinosauri. E lui vuole fare lo studioso di fossili da grande. Quindi gli ho dedicato il personaggio del curatore del museo. Beh, benissimo. Grazie mille, Ultra Shad. Magari sarà anche una persona che conosco, <ride> e quindi è dedicato a me. Chi lo sa. Beh, che dire ragazzi, qui eh, siamo su, su livelli veramente alti, eh? Insomma, <ride> ovviamente le, le, le pagine finali chiaramente si guardano sempre Come rimanere sempre insieme fino alla fine dei video Parayguanosaurolopo, sai che Aldo ci sta Beh, niente, grazie mille ultrachad 69 Chiunque tu sia <ride> per avermi dedicato questo... Che poi, tra l'altro, io esco di scena in modo, tipo, anonimissimo, tipo, della serie. Ah, sì, ci sta bene. Poi sparisce, tipo, il personaggio di top E Vabbè, mh, capito. Molto bello, molto bello. E... Gli Guardodonti erano farasarulofus che avevano corna sul muso e le utilizzavano come i cervi, che però, a differenza di loro, avevano i palchi. Infartino. Fartino is possible? È eh? Chi lo sa. Ma in questo universo a tema topi, il triceratopo ha la testa da topo con tre corna, no? Ha tre teste di topi con un corno. Perché triceratopo vuol dire topo con tre corni. <ride> tre corni di topo, non lo so. No, Ops, è perché triceratops vuol dire muso con tre corni, eh. Willy c'è il diciassettesimo episodio del plagio Mondo TV di Simba, dove una tartaruga spiega ai protagonisti l'evoluzione e dice tipo che gli ittiosari sono in alternata degli anfibi. Ma questa tartaruga penso che... Che sia parecchio preparata in paleontologia, mi sembra. Mi, sen, mi sembra di capire. Insomma. Ma comunque è bello: fare un triceratopo con tre teste di topo con un corno. Un kaiju interessante, secondo me. Triceratopo: chiamato. Sarebbe essere un kaiju da, da disegnare prossimamente. Ah, a proposito di live di disegno, prossimamente, Fammi vedere un po' quante se ne ha. Ecco. Eccolo, eh, sì, il prossimo modellino spolerato Lo sapevo, eh sì. Scusa, mi è scappato proprio. E a proposito di disegni, mercoledì. Ehm, mercoledì eh, c'è una live di disegno con Sante. Sante Mazzei, il buon Sante, che, che è appunto il mio amico paleo artista. E allora, mercoledì ci sarà eh, la live dove lui realizzerà uno stichisauro in diretta Praticamente è eh, uno stichisauro, stichisauri sono un progettino che Sante sta portando avanti su eh, Kickstarter, praticamente. Ve lo metto anche in Un attimo, ok, l'ho trovato. Praticamente sono degli adesivi di dinosaurini Fatti accurati, chiaramente molto carini, fatti un po' in un stile vagamente super deformed, ma neanche. Eh, e appunto la sta eh, facendo questo progetto. E eh, siccome si collabora, insomma, eh, mercoledì ci sarà una live dove Sante realizzerà uno stichisauro che sarà esclusivo di chi farà il pledge degli stichisauri eh, durante la live. E basta, quindi diciamo questa cosa un po', un po' particolare, via. Eh, secondo me è carina e nemmeno lo realizzerà, chiaro. E mh, non vi dico ovviamente che dinosauro sarà, e vi dico anche per quanto riguarda il live di disegno: prossimamente si inizierà con uh, un po' di live sui Pokémon, eh? che appunto. Eh, non so se lo sapete, se vi siete persi la notizia, sono stanco da Dario Moccia, ospite durante la maratona per parlare di questa cosa, sto realizzando un Pokédex ispirato all'Italia. Quindi sono invento dei Pokémon, prendendoli come spunto per parlare della biodiversità italiana. L'Italia è appunto insomma, piena di roba incredibile, tantissimi endemismi, sia specie che sottospecie, eh, più alta biodiversità d'Europa, eccetera. Willy, ma sai che sarebbe davvero canso fare un libro sui più grandi per artisti italiani stile Down Art? Michele, se ci avessi soldi lo farei io. Per farlo, te lo dico sinceramente, è una cosa a cui ho già pensato più di una volta. Vado su Skype con il buon Manucci, ci si sente. Buon no, salutami Fabio. Ci si sta pensando, appunto, ecco, vedi. Infatti, Fabio ha dei progettini insieme a Filippo per queste cose. Mi hanno regalato il libro eh, sui dinosauri di Ortolani. Per quanto sia morto alle risate, alcune co cose scritte mi hanno fatto strabuzzare gli occhi. Alla di Metrodonte è un rettile. Se ogni tanto c'ha qualche cosa del genere. Ma comunque, Leo lo invito in live. Eh, perlomeno eravamo rimasti Di sentirsi a settembre. Se può, si parlerà proprio di quello in live. Cioè, verrà, farà una live su Dinosauro onesti. Sì, sì, dinosauri onesti. No? Dinosauri che ce l'hanno fatta. Sicché, sì, insomma chiaramente, ah grazie Luca per aver spammato in chat anche il uh, link appunto delle, delle mie magliette io ovviamente vi spammo anche il uh, libro del uh, il, sì, il, il link del, uh, del megalocero L ho messo appunto tutta la, la end card con, uh, con tutto quanto sono contento, molto contento di come è venuto, sinceramente lo faccio rivedere un'ultima volta Fran San, comunque potresti fare un video su i tuoi fake monologhi illustrare per bene il Pokédex dell'Italia? Sì, vabbè, illustrare per bene chiaramente eh, ci saranno poi le, le, i design finiti, eh. Cioè, mm, chiaramente. Però. Um, probabile, sì, farò un video riassuntivo a fine progetto su YouTube. I sinapsidi non sono rettili? No, i sinapsidi. I rettili sono una. Cioè, allora. I tetrapodi. Um, amnioti. Sono divisi in due. Sinapsidi da una parte Che sono mammiferi e loro parenti E sauropsidi dall'altra Cioè rettili e loro parenti Dentro i rettili ci stanno anche gli uccelli Finalmente ieri Durante un'escursione al fiume Treia Ho visto il mio primo cervo volante Lucanus tetraodon Quando l'ho visto mi stava per venire un infarto Tetraodon non l'ho mai visto io Solo Cervus. C'è un posto a cui purtroppo non ci sono stato quest'anno vicino. Insomma, da, diciamo da queste parti, senza dire troppo, eh. Dove, ci sono, dove ce li ho visti anche belli. Ora allora, vi faccio rivedere. Che ne pensi del fosse di tesoro esposto a Jenga? Eh, Pand non, non l'ho mai visto dal vivo. Però sembra molto carino. Già, non ho messo il sottofondo Cilla sto giro. Scusa. Già mi ci sta sempre. Ecco sì, io vi consiglio, come vi ho detto, di incollarle. Eh, queste. Se non l'avete da muovere, eccetera. Niente, perché è, è molto... Cioè, si, si incasta bene, ma è molto piccolo. Quindi col peso di qua ricade. Però... Mi è venuto bello sono, sono molto contento di me è venuto sinceramente Francesco Mar Quel consiglio per Dragonum Natura Comprende anche i sinapsidi Non ricordo che consiglio mi hai <ride> Mi hai Dato sinceramente Dragonum Natura tra l'altro tornerà eh, Prossimamente Anche qui su Twitch ma anche su Youtube chiaramente video Un po' più strutturato Stavo facendo uh, un conto di tutti i palartisti artisti italiani veramente bravi Ce n'è abbastanza per un Ma sì, allora, ci mettete Fabio Manucci Sante Mazzei Davide Bonadonna Marzio Mereggia eh, Luana Riboli Elias Maniotto eh, Poi c'è Del Rio Desi e... Ce n'è, ce n'è A voglia, Se sì, sì, ce n'è Riusciresti a riconoscere le varie specie di animali Che hanno utilizzato e mescolato per fare Kaiju in Pacific Cream. Sì, qualcuna in realtà non è che li conosco La, la so perché mh, Ho letto diciamo l'ispirazione Mi sono documentato eccetera A me piacciono a morire i, i Kaiju Non so se, mh, se Se lo sapevi Davide Se sei un abitue o se sei arrivato a poco Sì ho anche una collezione di tutti i film Di mostri giganti Ho fatto anche una rassegna di film Sui mostri giganti qua in un pub A tema fantasy qui nei dintorni ho fatto vedere 5 disegni con commento. Tra l'altro, se ci dovrebbe essere tra i libri consigliati. Se non c'è, comunque ve lo consiglio. Ehm, Godzilla e altri Kaiju di Raymond Barr. Che è l'unico saggio a livello filosofico o storico esistente sul cinema dei mostri giganti. Mai pensato ad una collaborazione con Saidonia per quanto riguarda i Pokémon? rick 92. Ma per me... Ah, troco assolutamente, Fede. Troco assolutamente... Uh, ci starebbe tutto lì dentro perché trovo mostruoso come poi l'artista bellissimo Rick 92. Sì, nel senso uh, a me figurati se non farebbe piacere, eh, ci mancherebbe. Io penso che Sedonia abbia, abbia di meglio da fare, però poi se Sedonia vorrà, se per qualche motivo viene in contatto con questa cosa qua e, e gli piace da me, figurati massima disponibilità. Eh, però non, non credo che sappia di questo progetto e non so se c'ha tempo e interesse nel, nel collaborare a una cosa del genere cioè, eh, figurati Emprosneo, Willy se apro il mio canale sull'evoluzione delle piante mi dà una mano ad iniziare al meglio? sì, potrei anche fare una live in realtà già ci avevo pensato sul, sulla mia esperienza nel discorso di divulgazione, però l'ho da strutturare un pochino Che sì, ok. C'è quel libro che ho consigliato nella lista dei libri, perfetto. Eh, se vi interessa conoscere il genere a livello storio-filosofico, io ve lo consiglio. Puoi sempre chiederglielo. Poi se non vuole o non può amen. Sì, vabbè, ma ci avrà quanta gente che gli scriverà ogni giorno a Saidonia. Dai. Eh, insomma, per chiedergli di tutto, <ride> sembra strano. Cioè, mi sembra anche disturbarlo, sinceramente. Sì che. allora ragazzi, io direi che per stasera si può anche far festa. Ed è venuto il momento di raidare a nostra volta. Perché è chiaro, ho ricevuto un raidone. Raidiamo la Veronica, che è, è un monte che non fa uh, robe, cioè, che non fa robe, è un monte che non la, che non la raido. Allora, Dama Madama Penis, ma non lo so, vorrei, non vorrei, aspetta, non, non, non scriverei neanche Astuccio stuccio Con o roba simile, perché insomma mi sembrerebbe di... di come dire. Diciamo, scriviamogli... Che si scrive? I palchi di Megalocero, vai. Scriviamogli i palchi di Megalocero. Niente, vi ricordo naturalmente di seguirmi appunto su tutti gli altri miei social. Oggi c'è stato il video sui gatti, quindi andate a recuperarvelo. Nel, libro trovate anche, nel video trovate anche il link non solo al merchandise mio delle maglie, ma anche a quello dei, dei modellini. Quindi c'è veramente tutto. Ci vediamo mercoledì, mi raccomando. Per quanto riguarda il, la live con Sante su, sugli sticky sours. E, e niente, ci vediamo prestissimo. Va bene ragazzi, nel mentre vi ringrazio tantissimo per, eh, per avermi fatto compagnia stasera. Mi raccomando, eh, insomma, se siete, se siete arrivati qui con Maurizio, di nuovo benvenuti. Grazie mille a Maurizio, lo ringrazio ovviamente anche in privato. E, e niente, via, ci si sente presto. Va buono statemi bene, ciao.